Ora testa all'Inter. Prossima partita. Ora testa all'Inter. Questa partita è fondamentale, ragazzi. No, come hanno infortunato. Ti viene con la freccia alta che è contento, forse che se ne va. Allora, io qua, ragazzi, metto Martinez quarta. Questi qua sono i titolari e giochiamo con i titolari. E Özdoğan qui al posto di Emre. Agi Quintero, però Agi alla freccia bassa. Quindi potremmo pensare di giocare doppia punta. Ovviamente Cutrone. Quindi Aubameyang e Cutrone. E Quintero chi? Siamo alla Scala del Calcio, signori. Allo stadio Giuseppe Meazza. Va in scena Inter Real Cannuzze e oggi sono anche abbastanza nervoso perché ci si gioca una parte di scudetto. Vincere oggi contro l'Inter significherebbe distanziarli prepotentemente. Andremo a più 4. Il campionato ancora è a lungo, però sarebbe un passo decisivo. Dall'altra parte c'è anche la Juventus. Però oggi è un momento importante e l'assenza di Coman può darsi che si farà sentire. Agi è possibile che lo metteremo nel secondo tempo, però alla freccia in basso, quindi meglio metterlo nel secondo tempo. Cutrone, gli diamo fiducia perché si è saputo far vedere. Lì in mezzo a campo abbiamo Özdoğan che è entrato subito nei meccanismi e ci siamo, sono pronto. Sono pronto, ho capito come giocare, devo solamente avere la concentrazione. Anche se nelle ultime partite mi sono distratto un po', concentriamoci e andiamoci a prendere questa partita. Dai Quintero, Sensi, Insigne. Insigne nell'Inter, quando c'è andato? C'era già... Bravo Tusar, fallo. Prova a mettere in mezzo la conclusione. Newbell, ci arriva lui. Eriksen, Candreva, parte l'Inter. Cambia tutto per Insigne. Valla a prendere. Spigliano Özdoğan. Özdoğan, spiglialo. Visino, riparte l'Inter da De Vrij. Aubameyang si abbassa per andare a prendere palla. Andiamo a chiudere. Insigne ancora. Prova ad intervenire, Harris. Non ci riesce. Insigne ancora. Visino. Spinge Tusar, induce all'errore, Cutrone. Dai. Dai così. Buona, mettici il piedino, De Paul. Lukaku, apre per Insigne. Spiglia lo Özdoğan. Bam, spedisce in tribuna. Palla dentro. Ci ripensa Lautaro Martinez. Cutrone prova a farla andare, niente, non siamo riusciti, è il 25esimo e non siamo riusciti ancora a fare un'azione. Lukaku. Bravo Todibo. Buco difensivo. Neanche così tanto, dai. Dobbiamo giocarcela con questi contropiedi, ragazzi. Il dribbling. Ma Quintero c'è. Sensi. Scambio palla dell'Inter, Vecino, Eriksen, dai così, baci! Newbell ci arriva. Kolasinac prova la ripercussione offensiva, prova a dribblare, Skriniar ma non va. Cambia tutto, dai Kolasinac arrivaci, Candreva, la passa a Skriniar, Eriksen, Vecino. Gira palla ancora l'Inter, baci. Spazzala via. 0-0 alla fine del primo tempo, un primo tempo dominato da loro. Özdoğan ci ripensa. 67% palla, 60% possesso palla loro, 3 tiri di cui 2 in porta, noi 0 tiri. Dobbiamo affacciarci nella loro metà campo, credo che toglierò subito Cutrone, ragazzi. E credo che metterò subito Agi. Eccolo qua, Cutrone, ed entra Agi. Mentre nell'Inter ho visto anche un altro cambio, che è Barella al posto di Vecino. Ok, le due squadre cominciano a mescolare un po' le carte. Da una parte si gioca di rimessa
La squadra ospite, il Real Cannuzze, cercherà di limitare i danni. All'andata era finita 1-1 contro l'Inter. Ha segnato Martinez. Se non ci scopriamo troppo, allora vai su Barella, vai De Paul, vai De Paul. Chiudi De Paul. Attenzione sulla destra, Eriksen. Ti ho visto che sei scattato, Candreva. Ti ho visto che sei scattato. Valla a chiudere. Spiglialo. Ok. Eriksen dalla bandierina. Attenzione, Insigne. Perde palla. Özdoğan. Prova a lanciare. Aubameyang. E dai, questo è fallo. Maledetti arbitri che non fischiano. Candreva. Riusciamo a fare un'azione. Ma riusciamo a fare un'azione, Sensi. Barella, lancio lungo. Dai, l'importante è che non perdiamo, ragazzi. Özdoğan. Per come sta andando la partita, ragazzi, a questo punto l'importante è che non perdiamo. Ma Todibo crede di essere Lucio. Si butta nella... Dam, Aggi. Dai. Era libero davanti a te, cazzarola. Non mi fate vedere queste cose, le due squadre si allungano. Inigo Martinez la prende. Cambiamo i due terzini, Mariano e Lucas Lima, per Henriks e Kolasinac, e andiamo a mettere la tattica terzini alti. Ce l'andiamo a giocare, ragazzi. Siamo al 75esimo minuto, ce l'andiamo a giocare in avanti. Non possiamo permettere che l'Inter ci schiacci. Dai, dall'altra parte c'era Mariano che era scattato. Vai Özdoğan, vai Quintero. Dai, riusciamo a uscire palla al piede. Mariano va a pressare su Insigne. Palla dentro! Mamma mia, Lukaku, che cosa fa? De Paul, per Aggi. Bravo De Paul, fatti vedere sulla sinistra, ma arriva Quintero. Aubameyang, bella palla per De Paul, dentro! Nolli, su Quintero, mannaggia la miseria. Raga, all'ultimo siamo un po' riusciti a venire fuori perché l'Inter si è sbilanciato, però la parte iniziale della partita l'ha dominata l'Inter. Raga, non siamo riusciti a tirare in porta. Però già è una cosa buona non aver subito gol. Dovremmo comunque aver mantenuto la prima posizione, credo. Quindi 48 punti noi, 47 l'Inter, 45 la Juve. È una sfida a 3, una bella sfida a 3. E stiamo entrando nel vivo della stagione, ragazzi. Ho registrato l'ultima volta qualche giorno fa, quindi ok, perfetto, esattamente questo volevo dire. È arrivato l'offerta per Santimina, hanno rinegoziato, hanno accettato, sono 9 milioni e 8. È un buon prezzo, io direi a questo punto di accettare i termini. Santimina sarà svincolato. Raggiungiamo 28 milioni e 8, un budget ingaggi di 7 milioni, decisamente interessante. Arrivato a questo punto parte un attaccante e io direi di far arrivare un attaccante. Dunque, Correa, 84 di overall, 21 milioni dal Liverpool, 2 milioni e 8 di ingaggio annuale proposto al signori, e questo è il giocatore. Dribbling 88, controllo palla 87, possesso stretto 86, ha un buon passaggio rasoterra quasi 80, finalizzazione 77, accelerazione e velocità 84-82, potenza di tiro 86. Ragazzi, mi piace. Correa accetta i termini e ce lo portiamo a casa. Buona così, ragazzi. A questo punto direi che ci siamo. Abbiamo fatto un buon mercato riparazione. Vedremo se ci sarà spazio per qualche altro colpo. Per ora, avanzamento, avanti. Facciamo arrivare il giocatore. Ed eccoci qua, la presentazione di Correa con Giacomino Finizio e Andreuccio di Perugia. Eccolo lì. Gutierrez stringe la mano a Giacomino Finizio. Oi, che si io giocatore? Ah, mi chiamo Correa. C'è Correa, quando correi? Tu mo devi correre, mi dici, no, Correa è il nome. Ci correva quando? Correva l'anno? No, non hai capito. Ma scende un po'. Correa, sei parente mica a Corrate?
mi perdo in questi doppiaggi ogni volta. No, perché... come sono un cretino. Perché mi perdo nei doppiaggi? Perché se ci fate caso, loro non... come dire, fanno... non fanno veramente che dicono parole vere, sono finte, quindi mi piace, vabbè, lasciamo stare. Allora, eccolo qua, vedete come si posiziona Correa, cioè può giocare sia seconda punta come falso 9, sia chiaramente si può posizionare seconda punta qui, capito, come se fosse trequartista, però dietro le punte, insomma, spero che abbiate capito dove voglio farlo giocare. Per ora Aggi lo facciamo riposare, facciamo insomma, esordire Correa e direi che possiamo iniziare. Calcio d'inizio. Partiti Real Cannuzze Parma. Forza ragazzi, andiamoceli a prendere. Kolasinac, De Paul apre per Mariano. Tac, bravo Correa, fatti vedere. Che poi non so se è chiaro il concetto, cioè Correa è proprio il nostro Santimina, cioè esattamente quello che era Santimina l'anno scorso. Il fatto che ci hanno cambiato la posizione a Santimina e ce l'hanno messa a punta. Quando tu andavi ad abbassare Santimina sulla tre quarti, cioè in quella posizione, gli abbassava l'overall, cioè non era più efficiente. E soprattutto ce l'hanno nerfato, perché Santimina l'anno scorso aveva 90 di finalizzazione. Insomma, Correa è quello che era Santimina l'anno scorso, sostanzialmente. Cioè un giocatore con quale mi ci trovavo, quindi le caratteristiche simili dovrebbero farmi ci trovare anche quest'anno con lui, vai Quintero. E ora vedremo, l'acquisto mi convince, ora vedremo se ci troviamo. Gervinho, il Parma spinge, ma Tuzar è semplicemente più forte. Bravo Correa, fatti vedere. Lancio per Aubameyang, velocissimo Aubameyang, va a chiudere, difensore del Parma. Gervinho sulla sinistra, vai Mariano, va a chiudere, bravo Imre. Mamma mia Imre, 40 anni e non sentirli. Si gira Imre, cambia tutto. Dall'altra parte c'è Kolasinac. Bravo De Paul, fatti vedere. Quintero, spinge Quintero. Bella. Bello Soglu. Mamma mia, questo giocatore. Stop e tiro! Mamma mia, che gol Ebre! Mamma mia, che gol Ebre! Aveva già segnato Ebre, l'avevo già vista questa esultanza. Forse su punizione aveva segnato. Raga, Ebre è un giocatore che a me piace assai. Non lo sentivo Imre, te l'ho detto, dal 2001, dal 2002, quant'era, mamma mia. Ritrovarlo, pensavo che si fosse ritirato onestamente, a 40 anni. È un po' come quei giocatori tipo Veron, capito? Veron, mamma mia, tipo io me lo prenderei anche a 45 anni Veron in mezzo al campo, insomma, ecco. De Paul, Quintero, si va a vedere Kolasinac, però la palla... arriva Tuzar, eccolo Correa, tac, no, ho sbagliato il tasto, palla lunga, attenzione, esce Nubel, pasticcio difensivo, riesce a sbrogliare poi la situazione con Kolasinac, palla per Quintero, si fa vedere Correa, la palla lunga per Aubameyang, tac nello stretto, apre poi per Mariano, bravo Aubameyang, palla dentro, Aubameyang di testa non ci arriva. De Paul, si accentra De Paul, bravo Correa, bravo Correa, il dribbling, De Paul, tac, dentro, tac, questo è il gioco di squadra, contro uno, verso l'altro, questo è il gioco di squadra, Gutierrez se la gode, lo scambio, tac, grandissimo, questo è il gioco di squadra, palla ancora per il Parma, Scozzarella, palla dentro, non ci credo, intervieni, il tiro, ci arriva Nubel, Procati, attenzione, Lucas Lima, la recupera lui, fa partire il contropiede, Cutrone, la difesa del Parma però è schierata, ma Correa si fa vedere nello spazio, chiede la triangolazione, poi la passa a Cutrone, bellissima azione, palo rete! E questa l'abbiamo giocata veramente bene, Bel contropiede, Cutrone Correa, tac, dello spazio, Cutrone resiste, la tocca il portiere ma non ce la fa. Kurtic prova la conclusione, Nubel la prende,
dalla bandierina, palla dentro, di testa, 3-1. E finisce qua, 3-1, Emre Aubameyang Cutrone. Questa l'abbiamo giocata bene, ragazzi, questa l'abbiamo giocata veramente bene. 51 punti, Inter e Juventus 48, seguono a ruota, sono vicine, sono a soli 3 punti, dobbiamo tenerle a questa distanza. Ancora è presto per poter parlare, però il vantaggio è di soli 3 punti, però stiamo giocando bene, ragazzi. Potremmo cominciare a riflettere sulla possibilità che possa arrivare lo scudetto già in questa prima stagione. E non ci avrei mai creduto, ma stiamo giocando discretamente bene. Cioè, grazie ai campioni che abbiamo, anche le partite che giochiamo male, riusciamo comunque poi con la giocata a portarla a casa. E questo è molto importante. Oggi contro il Benevento, signori, abbiamo un turnover praticamente totale. Apre per Caprari, Letizia, vai Mariano, vai a chiudere. Bravo, via, si rialza subito, di testa Martinez, vai Aggi. Per Mariano. Tac, per Cutrone, Cutrone palla dentro, Aggi, palo, palo, palo. Non ci credo. Palla lunga, Mancini, stoppa, si gira, a te mai, apre, vai, vai a chiudere su Caprari, bravo Emre, mamma mia Emre, tac, tac, forse partiamo, facciamo partire questo contropiede, Correa, Coman, apre per Mariano, Mariano, stop, e cross, arriva, ci buttata a pesce, mannaggia la miseria. E te mai, prova l'inserimento, Mancini, la triangolazione, Moya, Coman, si gira Coman, sale in cattedra, Aggi, Correa, si fa vedere Lucas Lima, stop, il cross, di testa Coman, forse potevo stopparla, Coman, apre per Aggi, Aggi, per vie centrali, Aggi, controllo, il tiro, ci arriva il portiere. Aggi per vie centrali, apre, Coman, Mariano, bravo Coman, fatti vedere, stop, il tiro dall'altra parte dovevi passare. Evidentemente ho sbagliato a mirare, volevo fare tutt'altra cosa onestamente. Emre dalla bandierina, palla dentro, non ci arriva di testa, Correo, stop e tiro, ribattuto, tiro ancora. Ecco l'Aubameyang. Vai Coman, scatta! Questa è per noi! Coman! Go! Non esulto neanche perché... dovevamo fare molto meglio contro il Benevento e... vabbè, Aubameyang l'ingresso non è servito a nulla, diciamo, è stato il gesto di Coman, ma... cioè, di una rapidità... Oggi non abbiamo giocato per niente bene, ma comunque siamo riusciti a portare a casa il risultato. Sugli altri campi l'Inter e la Juventus hanno vinto, quindi continuano a tenersi a 3 punti di distacco. Va bene. Stavo dando un'occhiata, ragazzi, prima di chiudere chiaramente il calciomercato e ho trovato Radia Nainggolan svincolato. Ma io onestamente me lo prenderei Nainggolan svincolato, ma non so voi come la pensate, ma... attenzione, ragazzi, quello che cambia tutto... arriva la cosa che cambia tutto. È arrivata un'offerta per Inigo Martinez ed è anche buona. Ragazzi, io vendo Inigo Martinez, lasciamo stare Nainggolan e ci prendiamo quel difensore. Andata, andata ragazzi, andata. Altre squadre, Nainggolan aveva accettato peraltro, ma non ci interessa, non ci interessa. Arrivata a questo punto ci prendiamo... allora, Militao aveva rifiutato. Ruben Dias, questo qui. Accetta trasferimento, sì. E ci abbiamo pure guadagnato sul trasferimento di Martinez. Quindi perfetto. Cioè prima eravamo a 7 milioni, ora siamo a 12 milioni e ci siamo trovati un difensore più forte. Fantastico. Ora è veramente concluso il calciomercato ed è... va bene così. Ci concludiamo questa giornata in bellezza, giocando contro il Napoli. Ci godiamo i nostri nuovi acquisti. Di Lorenzo per Mertens, attenzione a Mertens sulla destra, vai De Paul, vai a chiudere, Milik di testa,
Ancora Fabian Ruiz dalla bandierina. Attenzione allo Botka. Prova il dribbling. Vai a chiudere. Vai a chiudere. Attenzione, palla fuori. Messo giù. Cioè, è messo giù con il petto. Palla arriva da Aubameyang. Tac! No! Dimmi che fallo! E dimmi che fallo! Arriva Aubameyang! E dimmi che fallo! Dai! Emre dalla bandierina. Tac! Tac di testa, non ci arriva! Tiro Ozdoev! 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 Emre, palla per Quintero. Si fa vedere dall'altra parte. Kolasinac. Dentro per Correa. Anzi, è De Paul. De Paul! Dribbling! Non c'è cascato. Palla dentro. Attenzione a Mertens. Non facciamolo girare. Non facciamolo girare. Lobotka. Per Mertens ancora. Palla dentro. Todibo si arrota. Si avvita. Palla dentro. Di testa. Spazzala via. Spazzala via. Che pericolo. Vai a chiudere. Fallo. Ammonito Paul. Parte poi. Fuori. Parte Milik. Ancora calcio d'angolo del Napoli. Palla dentro ancora. Ci arriva di testa. Dai Emre, vai a chiudere. Todibo per Aubameyang. Forse facciamo partire questo contropiede. Correa. Tac per Aubameyang. Tac per De Paul. Dai che sei veloce. Dai che sei veloce a non passarla lì. Milik si abbassa tantissimo per ricevere la palla. Pizzica che ha preso. Di testa. Buttatela fuori. Elmas. Emre la recupera. Forza, facciamo partire questo contropiede. Perché gliel'hai buttata lì? Il tiro. La para Neubel. Si soffre, ragazzi, si soffre. Quindi esce Quintero, entra Coman. Correa si posiziona sulla sinistra, Coman a destra. E finalmente abbiamo un tridente con tre giocatori che mi convincono. Perché Zigankov giustamente era il terzo prima e non è che mi faceva morire l'opzione di avere Zigankov. Invece ora Correa mi piace decisamente di più. Ora, vabbè, ho sbagliato, però mi ci trovo decisamente meglio. Già nelle prime battute mi garba un sacco. Siamo senza trequartista, ancora Agi non è in campo. Potremmo decidere di metterlo. Bravo Emre. Subisce fallo, bravo Emre. Milik spinge il Napoli. Valla a prendere Emre. Valla a prendere Emre, bravo. E arriva il momento di Yannis Agi, entra al posto di Ozdoev, un interdittore in più, un trequartista in più, un interdittore in meno. Stiamo andando a giocarcela, ragazzi, ce la stiamo andando a giocare con un assetto estremamente offensivo. Lancia per Coman ed è velocissimo Coman, mamma mia che belva Coman. Tac dentro, Aubameyang, si salva il Napoli. Che contropiedisti che abbiamo, ragazzi. Sono proprio sgravi. Non è che sono forti, sono proprio sgravi. Agi, De Paul. Controllo e tiro! Emre dalla bandierina. Ci arriva Martinez. Coman, Martinez ancora! Deviato! No! Fabian Ruiz per Jones. Attenzione, palla dentro. Milik, il tiro! Ci arriva! Neubel, vai a chiudere su Mertens, vai a chiudere su Mertens. Palla dentro, il tiro, ribattuto, fuori. Palla bassa, Lobotka, vai alla conclusione, cioè va alla conclusione, vai a recuperare. Dai Aubameyang, vai a recuperare. Jones sulla destra, palla dentro, ci arriva Martinez. Spazzala via. E finisce qui 0-0. Ci siamo svegliati in una parte della partita, poi il Napoli è venuto fuori di nuovo. Complessivamente il Napoli ha fatto 9 tiri, tutti e 9 in porta, noi 5, di cui 2 in porta, possesso palla un po' più loro. Giocato meglio il Napoli. 0-0. Possiamo dirci concretamente soddisfatti dallo 0-0, nonostante concretamente. E giustamente l'Inter e la Juventus si sono fatti sotto, 55 Real Canunze, 54 Inter e Juventus, siamo lì ragazzi, la Roma sta cominciando a salire, il Napoli si è preso la sesta posizione, il Bologna outsider d'eccezione,
E va bene ragazzi, va bene. Direi complessivamente soddisfatto. Direi soddisfatto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento chiaramente alla prossima partita, nella quale faremo Verona, Roma e Juventus. Prima di Coppa Italia contro la Juventus e poi alla successiva ancora si sarà il ritorno e così via. Alla prossima ragazzi, mi raccomando, non mancate.